presentazione. Innanzitutto volevo sapere se si sente anche la sua voce. È venuto lì e la presente di qua dov'è? Allora, speriamo di riuscire a farvi capire. Buongiorno a tutti, grazie per aver ascoltato questa giornata non tanto bella, quindi siamo qua. E noi presentiamo quest'oggi come Aispes, presentiamo il professore Maurizio. L'Aispes è un'associazione senza fini di lucro che si propone di implementare aspetti esoterici e simbolici della natura e tutto quanto ci compete. Vi ricordo che oltre a questa iniziativa di oggi, venerdì prossimo alle ore 17.30 all'Hotel Nazionale, ci sarà un incontro con un ingegnere elettronico, siamo anche di fisica, sulla particella di Dio, il bosone di Higgs, che se non ci scomunica, la prossima volta riusciremo a portare a bordo anche quello. Io quello che devo dire l'ho detto, anche perché ovviamente la sua volentieri molto volentieri la parola del suo figlio. Grazie ancora per essere qua e ci sentiamo. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro con il dottor Mauro Divino. Chi è Mauro Divino? Se siete qua probabilmente lo conoscete bene. Da 15 anni. Prego? Da 15 anni. E quindi magari anche qualche anno di più sono andato. Mauro Divino è uno studioso di religione, è un traduttore dall'ebraico antico analitico della Bibbia, che traduce in maniera letterale, quindi senza interpretazioni di sorta e senza giudizi particolari. Ha scritto diversi libri che sono stati presentati non solo in Italia, ma mi risulta anche in Spagna, forse in Cecoslovacchia, mi sembra di aver capito, non ancora negli Stati Uniti, anche se la tua presenza negli Stati Uniti mi pare di livello che è fatta con la RAI. Mauro Divino traduce la Bibbia in maniera, come ho detto prima, letterale. E questo può creare delle sorprese, può creare degli sgomenti quando veniamo a conoscenza di ciò che la Bibbia ci può dire. Quindi per affrontare questi argomenti bisogna avere la mente libera, sgombra da pregiudizi di sorta, ed essere quindi pronti ad assimilare una verità che poi possiamo mettere a confronto con la verità che ci è stata insegnata, in modo da poter poi trarre da noi stessi le conclusioni che riterremo più opportune. Io credo che il mio intervento sia terminato e sia più opportuno lasciare quindi la parola al dottore Divino, che ci racconterà un po' le sue esperienze e il suo lavoro. A voi, il dottor Mauro Divino. Basta chiedere a me, no.
Perché questo? Perché appunto io da molti anni ho tradotto per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, dall'ebraico masoretico, che è l'ebraico dei codici da cui dipendono in sostanza le Bibbie che abbiamo in casa. E siccome i miei incarichi prevedevano che io facessi la traduzione letterale, appunto, io cercavo appunto di non metterci dentro nulla, e quindi facendo questa traduzione letterale sono pubblicati questi libri qui sono quelli che sono nelle facoltà di teologia, sono nelle biblioteche di tutte le università del mondo che occupano ovviamente di questi temi. Quindi il mio compito era fare la traduzione letterale, che è questa qui sulla destra, con ebraico e italiano, controllare che la lingua ebraica, che insomma le parole fossero scritte correttamente, controllare che il testo greco antico fosse scritto correttamente e fare l'analisi che vi pubblicate qui sotto, l'analisi grammaticale dei verbi. Quindi il mio compito era quello lì. Hanno pubblicato 17 di questi libri, e questo è andato avanti fino al 2010, quando io ho cominciato a raccontare, diciamo, ciò che mi pare di leggere veramente nel codice ebraico, ma perché il rapporto di lavoro si è interrotto in poco meno di un minuto. E quindi, diciamo, per fortuna quel che dovevo perdere l'ho già perso 4 anni fa, per cui sono una persona libera. Non so se di buoni costumi, ma libera. Allora, parliamo di Antico Testamento. Parliamo di Antico Testamento letto, così come questo, più o meno un mese fa, questa rivista è uscita un'intervista di Monsignor Ravasi. Monsignor Ravasi, sapete chi è? Il ministro della cultura del Vaticano. E su questo libro qui, che è appunto uno di quelli delle edizioni San Paolo, ci siamo io e lui, traduzione interlineare di Mauro Pillino, testo italiano di Monsignor Gianfranco Ravasi, siamo nello stesso volume. E Monsignor Ravasi dice che nella prima lettura della Bibbia suggerisco di avvicinare il testo come qualsiasi altro libro. Cerco di capire cosa racconta, identifico le azioni e i personaggi. Benissimo. Io faccio proprio questo. Dopodiché, io essendo uomo di chiesa, ovviamente, cerco la lettura teologica, io invece mi fermo perché non sono uomo di chiesa. E quindi lui procede. E nel procedere però dice anche delle cose interessanti. La biblista capita, quando usi il testo in lingua originale e vedi o altri ti fanno notare certe sfumature della lingua, certi appiccamenti e allusioni che ti sorprendono, ha proprio ragione. Nel senso che se uno legge la Bibbia nel testo originale e fa finta che la Bibbia sia uno dei tanti libri scritti nella storia dell'umanità, rimane veramente sorpreso. Rimane sorpreso perché è un libro molto affascinante, molto più affascinante di quello che ci viene raccontato. Ma è affascinante nel momento in cui uno, leggendolo, fa finta che quando gli autori scrivevano volessero scrivere proprio quello. Invece tutto ciò che ci viene presentato da secoli è che in sostanza l'Antico Testamento, molto spesso, soprattutto nelle parti che interessano di più, quando dice una cosa in realtà vuol dire un'altra, no? E quindi si producono le categorie interpretative esegetiche, per usare dell'allegoria, della metafora, poi si è costretti ovviamente a introdurre nella categoria del mistero, perché nel momento in cui si attribuiscono alla Bibbia concetti e parole e idee che la Bibbia non contiene, è chiaro che poi vengono fuori enormi contraddizioni che sono spesso insanabili. Talmente insanabili da dover essere spiegate attraverso la categoria del mistero, cioè questo è mistero della fede, questo è mistero di Dio, cioè un qualcosa che non è sondabile. In realtà, se si legge la Bibbia facendo finta che ciò che c'è scritto sia proprio quello, non c'è bisogno di introdurre la categoria del mistero. Io parlo di Antico Testamento, quindi non parlo di Dio. Dice, ma come? Sì, io non parlo di Dio innanzitutto perché non ne so nulla,
so di non sapere nulla e quindi non ne parlo. Ma neppure la Bibbia parla di Dio. Mai. La Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e racconta, è un libro di guerra, che racconta le vicende intercorse tra un popolo, meglio, un pezzo di una famiglia, che poi vediamo, no? Un pezzo di una famiglia e un individuo, che faceva parte di un gruppo di individui che nell'Antico Testamento sono chiaramente identificati. Oggi magari facciamo un curioso esame parallelo tra dei passi biblici e un testo extrabiblico, perché parlano dello stesso personaggio. E quindi lo facciamo oggi, non l'avevo ancora mai fatto, poi magari facciamo qualche puntatina nel Nuovo Testamento, vediamo. Allora, dicevo, l'Antico Testamento non parla di Dio, anche se purtroppo nelle Bibbie che abbiamo in casa Dio è continuamente nominato. Dico purtroppo perché non c'entra nulla. Ma a dire che non c'entra nulla, non sono soltanto io. Ci sono dei in rete, da quando io appunto ho iniziato a raccontare le mie cose, tutta una serie di blog, di siti, eccetera, alcuni sono nati esclusivamente col compito di occuparsi di ciò che faccio io, proprio dichiarato. Per esempio c'è uno che titola Critica sistematica ai lavori di Mauro Bigni, ne fa solo quello. Ma in uno di questi siti, che è il sito di consulenza ebraica, quindi dove ci sono esegeti ebrei, che si dichiarano d'accordo con me su un sacco delle stupidaggini inaccettabili che io ho detto, poi se volete ve le diciamo, non sono d'accordo con me ovviamente sulla figura di Dio e sulla figura della gloria di Dio. Poi se mi dimentico, ricordatevi di dire una bella curiosità sulla gloria di Dio, perché io vado avanti a braccio, quindi un sacco di cose che per motivi di tempo non le potrò dire, e quindi ricordatevi se ne dimentico io. Allora, loro prendono ovviamente sia le conferenze sia i libri e, come dire, analizzano frase per frase, eccetera. Io in uno dei libri avevo scritto che nella Bibbia non esiste il monoteismo. Non esiste il monoteismo. La risposta loro è: non ha senso, ma facciamo così. Se noi volessimo parlare dei sistemi di comunicazione radio presso i Bantu o presso i Bushimani, non potremmo farlo. Nel senso che se noi volessimo tradurre in lingua Bantu o in lingua Bushimani o Maori, quello che volete, la parola radio, antenna, onde elettromagnetiche, microfono, non potremmo farlo. Non potremmo farlo perché loro non hanno quei termini. E non hanno quei termini perché non hanno quegli oggetti, non hanno il concetto, e noi, siccome il concetto viene formulato attraverso le parole, non avendo il concetto, non hanno le parole. Quindi noi non potremmo tradurre radio in lingua bantu. Risposta degli esegeti ebrei: non ha senso parlare di monoteismo in una lingua ebraica che non annovera nemmeno un termine che abbia il senso di Dio come oggetto di adorazione. È vero. Nella lingua ebraica la parola Dio non c'è. Dio, così come la intendiamo noi, non c'è. Ci sono altri termini che poi adesso vediamo, ma che con Dio c'entrano molto, molto, molto meno del Carolina Merenda, ma molto meno. Quindi non c'è la parola Dio. Ed è intuitivo che se non c'è la parola Dio nella lingua biblica, cosa vuol dire? Che c'è il concetto. Perché l'Antico Testamento non parla di Dio. E qui potremmo chiudere la conferenza, perché di qui in avanti tutto ciò che diciamo è inutile. È inutile. Tutto ciò che ci viene detto da 2000 anni a questa parte su Dio dell'Antico Testamento è inutile. Perché non c'è la parola, perché non c'è il concetto. Dell'Antico Testamento dovrebbero occuparsi storici, archeologi, antropologi, sociologi, medici, paleobotanici, zoologi, geologi. C'è una categoria che si dovrebbe occupare dell'Antico Testamento, sono i teologi. Perché non hanno nulla a che vedere con quello.
c'è neppure la parola che indica ciò di cui loro si occupano. Ma loro da 2000 anni sono artefici di un'appropriazione indebita. Cioè si sono fatti i padroni di quel libro, facendo credere che quel libro parli di Dio, ma non c'è neppure la parola. Così come nell'Antico Testamento non c'è neppure la parola che indichi creazione, quantomeno creare da nulla. Non c'è. Non c'è in quella lingua la parola che indica creare, così come lo intendiamo noi. Il termine bara, che è quello iniziale di Reshit bara Elohim HaShamayim HaAretz, in principio creò Dio e cede la terra, bara non significa creare in nessuna lingua semitica. Quella radice lì non significa creare in nessuna lingua semitica, significa intervenire in una situazione per, già esistente per modificarla. Punto. Il quotidiano Guardian ha pubblicato una ricerca della teologa Ellen Van Volde, che insegna teologia in Olanda, e lei ha pubblicato questa ricerca per dire appunto che parà non significa creare. In quel caso lì, come io spiego nel mio libro Non c'è creazione della Bibbia, significa dividere, cioè dividere dell'acqua da della terra. Il primo capitolo della Genesi non ci racconta la creazione dei cieli della terra o dell'universo o del pianeta Terra, ci racconta della costruzione di una diga attraverso la quale hanno diviso delle acque da della terra, hanno modificato la terra sottostante, e poi ci sono le acque che stanno sopra la diga, e nella terra sottostante hanno cominciato a fare una serie di cose. Quindi nella lingua ebraica non c'è la parola che indica Dio, nella lingua ebraica non c'è la parola che indica, cioè quindi la parola biblica che indica creare da nulla, non c'è la parola che indica eternità, perché la parola olam che viene tradotta con eternità significa semplicemente lunga durata nel tempo, dal passato al futuro, lunga durata nel tempo, non eternità. Quindi i concetti fondamentali di quella che è la religione, Dio, creazione, eternità, non ci sono, perché non ci sono neppure le parole. Di lì in avanti ci raccontiamo quello che vogliamo. Però è necessario raccontarselo, no? Perché poi a un certo punto si dice, ah no, ma non è vero, perché Elohim significa Dio, perché Yahweh indica Dio, perché Elion indica Dio, adesso poi li vediamo che non indicano Dio. Nel modo più per fortuna, che saremo veramente malmessi. Quindi questo è il succo del discorso. Tenendo presente che l'Antico Testamento, contrariamente a ciò che si pensa, non è un libro che è stato scritto così nella notte dei tempi e che è rimasto intatto attraverso i secoli perché è ispirato da Dio, dunque nessuno l'ha creato. L'Antico Testamento è una sommatoria di un sacco di libri di cui non sappiamo chi li ha scritti, neppure una riga, cioè non abbiamo la certezza neppure su una riga, non sappiamo chi li ha scritti. Non sappiamo quando li ha scritti, non sappiamo come li ha scritti, non sappiamo come fossero letti in origine. Noi non sappiamo tutte queste cose, però sappiamo che sono stati ispirati da Dio. E sappiamo che quando quelli lì, non sappiamo chi erano, scrivevano una cosa, in realtà ne volevano dire un'altra. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Per quelli che mangiano polenta, almeno su da me, c'è un detto che dice alla settima fetta Dio mi ha colto che polenta. Cioè, che vuol dire, tu alla prima fetta mi racconti che è una ricetta antichissima, segreta, mi racconti quello che vuoi. Alla seconda di ora, poi alla terza comincio a avere dei sospetti. Quando arrivo alla settima dico, no, questa è polenta. Va benissimo, perché mi piace, però se mi dai polenta, per favore, dimmi che è polenta, non c'è altro di convincente che altro. Io con l'Antico Testamento sono arrivato alla settima fetta. Quindi, le spiegazioni della prima fetta non le voglio più, e in questi 4 anni continuano a dare le spiegazioni della prima fetta, perché non mi spiegano invece la realtà della settima fetta, perché mi rendo conto che non la possono spiegare, ovviamente. Ma perché non c'è bisogno neanche di spiegarla, perché mi chiedi. La Bibbia nei secoli è stata coperta da coltri di mistero purché non si capisse ciò che c'è chiaramente scritto.
Perché se si capisce ciò che c'è chiaramente scritto, tutto ciò che è stato inventato si dissolve come la mia sola. E la cosa interessante, sapete qual è? E questo lo sanno tutti gli studiosi, non è roba mia ovviamente, io tra l'altro non ho scoperto nulla, assolutamente nulla. Io vi racconto ciò che vedo, punto. E faccio i ragionamenti da ignorante sulle Bibbie tradotte dai sapienti. Oggi non parlerò neanche un minuto di mie traduzioni, parlo solo delle Bibbie che avete in casa, che tanto è già tutto scritto lì. Allora, quello che sanno tutti gli studiosi, che soprattutto i racconti delle origini dell'Antico Testamento, sono copie di testi più antichi, provenienti da altri popoli, in particolare popoli sumero-accadici e fenici. Una delle assurdità che anche noi ignoranti, dico noi ignoranti perché siccome il fatto che io sia un ignorante patentato in greco lo scrivono continuamente, anche noi ignoranti capiamo, una delle assurdità è che la Bibbia, che è una copia di testi più antichi, la Bibbia che è la copia contiene la verità, e i testi più antichi sono mito e favola. Ma vi rendete conto di che cosa ci viene detto? Che i testi sumero-accadici sono mitologia e favola, la Bibbia che ne è una copia di verità. Queste sono le spiegazioni della prima fetta. E sono inaccettabili, basta fare dei ragionamenti da ignoranti. Tenendo presente che noi qui, nell'Occidente cattolico, sappiamo che dobbiamo credere veri nell'Antico Testamento 46 libri. A Gerusalemme, diciamo nella cultura ebraica, i libri veri sono solo 39. Presso i cristiani copti, quindi cristiani, i libri veri sono più o meno quelli di Gerusalemme, più altri libri che non sono veri, né da Roma né per Gerusalemme. Se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che i libri veri non sono quelli che derivano dal codice masoretico di Leningrado, adesso vediamo che cos'è, ma sono quelli che derivano dalla Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo d.C., che rispetto al codice masoretico di Leningrado ha almeno 1000 varianti, di cui alcune molto importanti. Se noi fossimo nati sempre là in Palestina, ma un pochettino più a nord, presso i Samaritani, ci sentiremmo dire in sostanza che i libri veri sono 6. Gli altri sono tutti da buttare. E quei 6, loro, rispetto ai 6 dei masoretti, hanno almeno 2000 varianti. Quindi i libri veri, ai quali dobbiamo credere, vengono dal luogo in cui nasciamo. Questo non c'entra ancora con le traduzioni. Questo è soltanto l'Antico Testamento. La situazione è talmente confusa, che nel 1958 all'Università Hebrew University di Gerusalemme i biblisti, docenti ebrei, hanno sentito la necessità di avviare un progetto che hanno chiamato Bible Project, cioè Progetto Bibbia, che ha il compito di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Si sono dati 2 secoli, 200 anni di tempo, ne sono passati 60, tra circa 140 anni avranno una Bibbia simile, forse, a quella scritta in origine, che nessuno sa dove. Di sicuro mai nessuno al mondo saprà come era letta in origine, mai nessuno al mondo lo saprà. E vi faccio vedere che cosa significa. Le lingue semitiche sono scritte solo come consonanti, perché le vocali, come le note, non esistono. Anche adesso, l'ebraico è scritto solo come consonanti. Quindi la lingua ebraica è fatta sostanzialmente da 500 radici, cioè gruppi di 3 consonanti in una. Con queste 500 radici, a seconda dei suoni vocali che si mettono, si fa tutta la lingua. Chiaro? Allora, la Bibbia è scritta per la Quindi qui c'è scritto che così com'è è in
si legge Tevel e significa universo, il mondo, la terra. Se poi in alfabeti mettono un'altra E, si legge sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Così? Ah, faccio questo segno così almeno i miei detrattori sono contenti perché dicono che faccio il segno ai satanisti. Così è terra universo, così è rapporto sessuale di una donna con un animale oppure tra suocera e nuora. Ok? Come fossero le vocali in origine nessuno al mondo lo saprà mai. Quindi questo è l'Antico Testamento. I masoretti hanno vocalizzato secondo una tradizione, non secondo la tradizione, secondo la loro. Ne prendiamo atto. Siccome si dice che le Bibbie che abbiamo noi in casa derivano sostanzialmente da questa Bibbia qui, cioè da quella redatta dai masoretti, quindi la Bibbia che c'è qui dentro, quella tradotta letteralmente, è quella dei masoretti, con le vocali messe dai masoretti. Bene. Stante tutto ciò che vi ho detto prima, quanti sono i libri veri, quali sono, il discorso della vocalizzazione, eccetera, noi facciamo finta che questa sia la Bibbia vera, ma facciamo finta. Perché la Bibbia dei Samaritani è rispetto a quella 2000 anni fa. Quindi noi facciamo finta che questa sia quella vera. Siccome ci viene detto che è quella vera, benissimo, facciamo finta. Dico però, già dobbiamo fare finta, perché non sappiamo chi l'ha scritta, quando l'ha scritta, come l'ha scritta, come fosse letta. Almeno, cerchiamo di capire che cosa c'è scritto letteralmente. Perché se già dobbiamo fare finta, e in più diciamo che quando scrivono una cosa in realtà si riferiscono ad un'altra, vabbè. Ognuno è veramente libero di inventare tutto ciò che vuole. Che è il sacrificio che è stato fatto. Diciamo con scarsissimo, in certi casi, nullo rispetto per il testo scritto. Io dico, almeno cerchiamo di avere un po' di rispetto per il testo scritto. Cerchiamo di pensare che quando quelli scrivevano una cosa, volessero dire quella, anche perché non avendo il computer, no? Perché noi scriviamo, non ci piace, ma cerchiamo. Costare per una scrivere era costosissimo, in tutti i sensi. E siccome scrivevano soltanto per loro, non sapevano leggere, per loro non sapevano, non c'era bisogno di inventarsi delle favole, delle allegorie, delle metafore. Si passavano le comunicazioni a loro. Poi tanto il popolo potevano raccontare quello che volevano, perché il popolo neanche leggeva. Quindi questo è la base. C'è una certezza che abbiamo, se volete ve la leggo da uno di questi coordinatori di questo progetto Bibbia, il professor Alexander Röfner. Si dice, si sa scrivere, si sa che ogni testo biblico tramandato a mano sotto dettatura non è mai uguale, cioè ogni volta che li copiamo li cambiamo, lo scrivono i docenti ebrei, visti ebrei. Tanto che, ed è una verità ormai consolidata, il Vecchio Testamento che leggiamo oggi non è quello che leggevano in origine. Questa è verità consolidata. E questo non dipende ancora dalle traduzioni. Poi c'è il discorso delle traduzioni, quindi voi capite che con l'Antico Testamento è molto meglio fare finta che. Perché l'unica cosa sensata che si può fare, visto che è stato fatto diventare ciò che conosciamo. Ma dicevo prima che appunto i teologi non dovrebbero occuparsi di questo libro, come giustamente non si occupano di Iliade e Odissea, che sono libri uguali a questo, uguali, perché parlano degli stessi personaggi, delle stesse vicende, delle stesse epoche. Quelli che nella Bibbia adesso poi vediamo si chiamano Elohim, nell'Iliade e Odissea si chiamano teori. Presso i sumerocani si chiamano Anuna o Anunnaki, presso i babilonesi si chiamano Ilu o Ilaru, in India si chiamano Idela, in Centro America si chiamano Idela, forse sono sempre loro. E ovunque andassero facevano le stesse cose e avevano le stesse esigenze. È stupendo leggere in parallelo Bibbia e Iliade e Odissea e vedere come gli uomini greci chiedessero le stesse cose che chiedevano gli uomini biblici. Le stesse. E come facessero le stesse cose che facevano gli uomini biblici. E se questa fosse la verità,
che nel passato erano state vissute vicende concrete, che poi col passare del tempo sono state messe per iscritto, ovviamente, ogni posto con la sua lingua, con i suoi concetti, e quindi con, insomma, le strutture culturali, no? Di ogni singolo popolo che poi ha messo per iscritto le cose, ma tutti ci raccontano le stesse cose. E allora, appunto, come diceva all'inizio Monsignora, leggiamolo come un libro, come se fosse un libro come tutti gli altri. Dopodiché, va bene, chi vuole procedere con la lettura teologica, per carità, non ho nulla da dire, io vi racconto la prima lettura, ok? Dopodiché voi ne fate quello che volete, compreso tutta la mia, perché vi faccio fuori. Però non c'è nessun problema, l'importante è che a fianco delle altre letture ci sia anche questa. E invece sono 4 anni che qui si dice, in tutti i modi, credetemi, in tutti i modi possibili, immaginabili, ma proprio in tutti, che questa lettura non la devo fare. Che non la devo fare perché è la lettura degli ignoranti. Bene, io mi faccio la lettura degli ignoranti sapendo di farla. E più vado avanti, più sono contento di farla. Poi vediamo anche perché più vado avanti, più sono contento. Sapete che la Bibbia parla appunto di Dio e di spiritualità, no? Sentite cosa scrive il professor Massimiliano Garcia Cordero, che era docente di esegesi dell'Antico Testamento e docente di teologia biblica all'Università Pontificia di Salamanca. Nell'Antico Testamento, dunque, lo scrive nella Enciclopedia della Bibbia pubblicata dalla cattolicissima LDC. Sono poi le enciclopedie scritte dagli specialisti che in genere vengono lette, cioè tutti i docenti appunto dell'Università Pontificia, che in genere vengono lette soltanto dai colleghi specialisti. Comunque, se voi ce l'avete, l'Enciclopedia della Bibbia della LDC, andate alla voce Promesse, Promesse Divine, e trovate scritto questo. Nell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni spiritualiste. Dunque, è un docente di teologia biblica che dice a malapena traspaiono le esigenze spiritualiste. Cosa vuol dire? A malapena traspaiono. E non ci sono. La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita. Cioè, nella Bibbia è chiarissimo che tutte le promesse o le minacce che fa Yahweh, poi vediamo chi è, sono relative a qui. Del dopo lui non si è mai occupato, ma non esiste il dopo. Non esiste. Fate come vi dico e vi prego qui, non obbedite i miei ordini e vi ammazzo qui. Punto. Punto. La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita. Mancano i nomi sulla retribuzione dell'altra tomba, certo che mancano. A Yahweh non gliene fregava proprio nulla. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 a.C., cioè quando i babilonesi arrivano e conquistano Gerusalemme e deportano gli ebrei. Dice che allora, dopo questa catastrofe, alcuni spiriti eletti si ripiegano su di sé, cercando una nuova spiegazione spirituale alle antiche promesse. Cioè, siccome si sono accorti che delle promesse di Yahweh non se ne facevano più nulla, perché Yahweh non è mai stato in grado di mantenere le sue promesse, mai, a un certo punto hanno cominciato a spiritualizzarle. Ma perché prima non c'era, proprio non ci sono. Non c'è neppure la parola di Dio. Quindi figuriamoci. Ah, una cosa, se vi tengono delle domande non aspettate la fine, alzate pure la mano, non fate. Come? Sì, chiedi nuovamente, poi traduciamo tra me. Allora, la cultura ebraica ha tra i tanti meriti quello di essere a 360 gradi. A partire dalla Bibbia, nell'ebraismo c'è l'ateismo più puro, fino alla ultra-ortodossia più reazionaria, cioè di quelli che vogliono assolutamente credere. Quindi l'ateismo più puro è una delle opzioni dell'Antico Testamento. Secondo me, allora attenzione, perché ateismo ha un significato assoluto.
Io dico, ateismo rispetto a quel Dio che sull'Antico Testamento è stato inventato è l'unica opzione sensata. Ok? Dopodiché esiste Dio, benissimo, non ho nulla da dire. Questo riguarda la fede, io non me ne ho. Di sicuro non esiste quel Dio che è stato inventato sull'Antico Testamento. Dopodiché esiste Dio, benissimo. No, esistono gli angeli, benissimo. L'importante è che non si dica che gli angeli sono quelli dell'Antico Testamento, perché loro erano molto. Allora, dicevo, allora il discorso qual è? Che noi abbiamo un testo di cui non sappiamo quasi nulla e nei confronti del quale possiamo, secondo me dobbiamo, visto ciò che è stato fatto diventare, leggere almeno ciò che c'è scritto. Il concetto fondamentale, me ne rendo conto, no? Che è quello di Dio. Perché è chiaro che se la Bibbia parla di Dio, se la Bibbia è Dio, la Bibbia è una cosa, se la Bibbia non parla di Dio, dobbiamo prendere atto del fatto che è tutt'altra cosa, e tutto ciò che c'è stato costruito sopra, forse va leggermente accantonato. Quando voi nelle vostre Bibbie, nelle Bibbie che avete in casa, trovate scritto Altissimo, in ebraico c'è scritto Elion. Quando trovate scritto Dio, in ebraico c'è scritto Elohim, oppure El, oppure Eloh. Questo è plurale e questi due sono singolari. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Ora, è chiaro che leggendo le Bibbie che abbiamo in casa, Dio, Altissimo, Signore, l'Eterno, allora, è sempre lui. No, nell'ebraico non è sempre lui. Nell'ebraico c'è un capo che comanda su un gruppo di individui e questo qui è uno di quelli. Uno dei meno importanti, e poi vediamo perché è uno dei meno importanti. Prego. Sì, mi perdoni se io non lo vedo in Cina. Lei ha detto che ha fatto una traduzione di un testo. Sì. Però lei ci ha spiegato che anche i puntini hanno varie postazioni. Quindi i puntini hanno la postazione cambia nei puntini, quindi sì, cambia il significato. Sì. Quindi come lei ha fatto a tradurre un testo utilizzando un significato che ha scelto lei? Ma non no, non che ho scelto io, no, sulla base dei dizionari redatti dai rabbini. Quindi sui dizionari ok? Dizionari ebraico, aramaico, biblico redatti dai rabbini che a seconda delle varie vocalizzazioni attribuiscono il significato della parola. Quindi io non parlo in alto puntino, ovviamente, mentre c'è per esempio oggi c'è stata sempre nei secoli, ma c'è ancora oggi una parte delle esigenze ebraiche che addirittura toglie queste vocali e ne mette altre, cambiando completamente il significato. Io non mi permetto assolutamente di farlo, io traduco esattamente ciò che i masoreti hanno vocalizzato e quindi infatti in questi testi l'ebraico è riportato con le vocali, no? E prendendo i significati che sono nei dizionari di ebraico, aramaico, biblici redatti dai rabbini, quindi con i significati dati da loro. Ma quei significati lì sono sufficienti appunto per capire tutta una serie di cose. Perché poi le cose si capiscono, e così arriviamo subito all'esempio, soprattutto da ciò che la Bibbia ci racconta di quelli. Ne le faccio subito un esempio. Allora, Elion viene tradotto con Altissimo. Elion significa quello che sta sopra, che non è superlativo assoluto, ma vabbè, diciamo, lo trasforma in superlativo assoluto per dire come si deve riferire a Dio, ma lasciamo stare. E quindi è un termine plurale. Questo qui viene tradotto con Dio. Ma non c'è uno studioso al mondo, non io, uno studioso al mondo che sappia cosa vuol dire Elohim. Tant'è che viene fatto risalire alle radici più disparate. Tant'è che negli studi dei filologi, al di là delle traduzioni semplici che si fanno scrivendo Dio, c'è scritto per esempio che Elohim deriva dalla radice Ala, che significa regola non. Quindi sarebbe un plurale, dovrebbe dire i legislatori. Secondo altri deriva dal
Perché se si stabilisce, non so in grazia di che cosa, ma se si stabilisce che origine, che Elohim significa Dio, uno dice, ma perché questo che hanno singolare devo usare plurale? E allora, nel corso dei secoli, sono venute fuori tutta una serie di chiavi interpretative da parte degli esegeti che devono spiegare come mai per indicare Dio si usa il plurale. E diciamo che quelle che sono più diffuse sono che Elohim è un plurale di astrazione o plurale di rispetto, cioè si mette il plurale per indicare il grande rispetto che si ha nei confronti di quell'individuo. E va benissimo, ci sta pure, non è un problema. Nel senso che su questo tipo di chiavi di lettura, che gli esegeti discutono da secoli, si può discutere per secoli senza arrivare a nessuna conclusione. Quindi diciamo pure che Elohim è un plurale di astrazione o un plurale di rispetto. Va bene, non c'è problema. Il fatto è che la Bibbia ci parla di tanti Elohim, ce ne dice anche i nomi, e quindi dobbiamo prendere atto che se anche ognuno di loro è un singolo plurale di astrazione o un singolo plurale di rispetto, di questi singoli plurali di astrazione o plurali di rispetto ce ne sono tanti, e che sono pure nominati, e dei quali ci si dice pure che avevano gli stessi poteri di Yahweh. E la Bibbia li conosce bene. E adesso poi facciamo una cosa un po' curiosa. Allora, Elohim è bene non tradurlo. È bene non tradurlo. Di sicuro con il concetto di Dio, inteso in termine, così come lo intendiamo noi, che è il tipico concetto del pensiero ellenistico, in particolare del pensiero neoplatonico, con questo non ha veramente nulla a che vedere, tant'è che la stessa esegesi ebraica dice, in ebraico non esiste la parola medica del Dio, così come interpretato qui. Quindi questa è veramente una traduzione assolutamente artificiosa, cioè nel momento in cui stabilisci che nella Bibbia c'è Dio, quando si parla di questi qui diventano uno e diventano Dio. Diventano Dio quando si parla di Yahweh, ma siccome questa parola qui è utilizzata anche per identificarne altri, allora chiaramente che cosa devono dire? Devono dire che quando questo qui, questo termine attribuito a Yahweh, è Dio. Quando attribuito agli altri si riferisce alle nuvolette di pietra, cioè alle cosiddette divinità pagane. E siccome lui è utilizzato, così come altre parole plurali in ebraico, è utilizzato sia col verbo plurale che col verbo singolare, allora c'è stato, per esempio, un professore esegeta biblista che in Grecia ha detto, beh, Bellino non si accorge neanche che quando Elohim è usato col verbo singolare indica Dio, quando usato col verbo al plurale indica le divinità pagane. Chi è che ha una Bibbia qui? Possiamo prendere Genesi 20:13. Ma scusi, ma allora tutto questi sbagli li è interessato a qualcheduno, per esempio tipo illuminati, non sono fatti per errori grammaticali. Non sono sbagli. Dire sbagli che non possono sbagliarsi. Non sono sbagli. E adesso lo vediamo che cosa sono sbagli. Genesi 23. Allora, sappiamo che la storia della salvezza nostra, apro e chiudo una parentesi, salvezza da che cosa non lo so, perché nella Bibbia non c'è neppure il peccato originale, quindi non so da che cosa dobbiamo salvarci. No, ma se volete leggere la foto. Comunque, la storia della salvezza inizia con la famosa vocazione di Abramo. Sapete quando Dio, la tradizione dice che lui, ma leggendo attentamente la Bibbia, si ha il fondato sospetto che non sia lui, ma un altro di quelli che tra l'altro un altro. Quando lui, per il momento rimaniamo così, quando lui è andato a chiamare Abramo fuori dalla famiglia dei padri suoi e gli ha detto adesso tu vieni con me, andiamo in terra di Cana, e lì comincia la storia della salvezza. E Abramo dice questo, 20:13. Ora avvenne che quando Dio mi fece andare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi. Quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre,
Dunque singolare, dunque è Dio. Genesi 20:13, nell'ebraico, nei testi che sono nella facoltà di teologia. E fu come che fecero vagare me Elohim da casa di mio padre. Fecero vagare me. Il verbo ebraico è plurale, non singolare. Quindi, se quel professore dice che quando è plurale indica la divinità pagana, lui deve prendere atto che a chiamare Abramo fuori dalla terra dei suoi padri sono stati gli idoli di pietra. È lui che lo dice, quel professore lì. Ma lo dice perché? Perché nelle Bibbie che abbiamo in casa è tradotto a singolare. Elohim diventa Dio e il verbo diventa singolare, così chi lo legge non ha dubbi. Il fatto è che è plurale. Mi dici di che casa editrice è quella? Io lo so, ma deve... è la stessa casa editrice. Testo per gli studiosi plurale, testo per le famiglie singolare. Io sono quello che si inventa le traduzioni. Capite? Potremmo prendere Genesi 35:7, anzi di più, lì c'è ancora un'altra cosa. Lì addirittura Elohim ha l'articolo, gli Elohim. Lì si parla di Giacobbe che fa costruire un altare in un posto, perché nella Bibbia che abbiamo in casa cosa c'è scritto? Ivi egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo marito. Ok. El Betel vuol dire El nella casa, nella casa di El, cioè vuol dire che lì c'era una casa di quelli lì. Esodo Genesi 35:7 e edificò là altare e chiamò il luogo El di Betel, poiché là si erano rivelati a lui Ha Elohim, con l'articolo gli Elohim. Sarà per questo che non bisogna fare la traduzione letterale, perché c'è il rischio di capire. È meglio non farla, no? Così come legge la traduzione non letterale, perché siccome questo qui è Dio, il verbo deve essere al singolo. No, peccato che questo qui non sia Dio, questo qui sia plurale e il verbo sia plurale. Peccato. Ma la traduzione letterale è quella che non dico essere quella più ignorante, quindi non bisogna presentarla, perché ovviamente bisogna presentare quella teologica. Questo è un dato di fatto, un dato della stessa casa editrice. Per questo dicevo prima che si sono sbagliati. Non si sono sbagliati, perché la traduzione giusta ce l'ha per poco, cioè non è che non si può. C'è qualche cavalla dietro. No, non si può sbagliare il singolare con il plurale, no? Tant'è che qui lo devono mettere al plurale, perché altrimenti nella facoltà di teologia e nell'università vi chiamano e dicono: ma signore, ma che cavolo traducete? Ok? Allora, Yahweh, anche qui su questo nome sono secoli che ci si elabora tutto il contrario di tutto. Non sappiamo cosa vuol dire. Tenete presente, sapete quando è che Yahweh entra in campo nell'Antico Testamento? Adamo, gli Elohim fabbricano Adamo ed Eva, poi se abbiamo tempo vi spiego come. E vi spiego, vi leggo anche cosa dice la scienza, cosa comincia a dire la scienza. Gli Elohim fabbricano Adamo ed Eva. Adamo ed Eva fanno pena a me. Caino uccide Abele, Caino viene allontanato e lui dice: ma se voi vi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Chi è chiunque? Visto che loro sono i progenitori dell'umanità. È chiaro dalla Bibbia che loro non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di una razza speciale che gli Elohim si sono fatta per loro. Poi ci torniamo, andiamo avanti. Per Caino viene allontanato, Adamo e Eva fanno un altro figlio che si chiama Seth, il quarto figlio che si chiama Enosh, e nella Bibbia c'è scritto: al tempo di Enosh si cominciò a invocare Yahweh. Quindi Adamo, Eva, Caino, Abele, Seth non invocavano Yahweh. È scritto nella Bibbia.
spiega per casa, non per mia traduzione. Però nella, sempre nella Genesi viene indicato come Yahweh che passeggiava l'Eden. Viene indicato l'Eden che passeggiava. Ah. Perché Yahweh, allora, nelle varie riscritture, siccome la Bibbia che abbiamo noi di fatto è stata scritta dopo l'esilio babilonese, i testi degli antichi non erano, è stata scritta sotto il controllo del sacerdozio di Gerusalemme, che ha, da quel momento in avanti ha avuto una finalità specifica: far diventare Yahweh il più grande degli Elohim, fino a tentare di farlo diventare l'unico. Allora, nel riscrivere la Bibbia, lo hanno inserito dappertutto. Sì, esatto. Cioè, noi non abbiamo testi antecedenti. I testi più antichi che abbiamo sono dal secondo secolo avanti Cristo, cioè quindi di 1000-1200 anni dopo rispetto agli eventi di Mosè, per esempio, quindi, no? Quindi, e l'hanno scritto nel momento in cui Yahweh doveva diventare l'Eloi più importante, se non addirittura l'unico, ok? Allora, Yahweh non parla in quel momento lì, lo dice chiaramente la Bibbia che abbiamo in casa, quella che avete in casa voi, quella lì. Se ne parla più. Arriva uno che chiama Abramo, relativo a quel versetto che vi ho spiegato prima, e gli dice: tu vieni fuori. Quello che chiama Abramo, la Bibbia lo definisce El Shaddai, che in genere viene tradotto come il signore delle parti alte, il signore delle montagne, anche se in realtà nella radice Shaddad, nel verbo ebraico, c'è il concetto di potenza e violenza, cioè un El potente e violento, che chiama Abramo fuori dalla sua terra. Ma Abramo, allora, dopo la vicenda di, no, facciamo così, rimaniamo ancora un attimo lì, poi ci arriviamo. Quando ricompare Eloi? Ricompare al tempo di Mosè. Ricompare al tempo di Mosè quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, dico quella gente, non gli ebrei. Perché dall'Egitto è uscito tutto un insieme di roba, poi vediamo, se mi ricordo, se ho tempo, vediamo un paio di curiosità. Ah, per esempio, se leggiamo la Bibbia scritta in aramaico, in Targumim, sapete chi è uscito dall'Egitto dietro a Mosè? Solo egiziani. Solo egiziani. Gli ebrei non sono neppure nominati nell'uscita dall'Egitto. E si dice, dove nella Bibbia dei Masoreti, cioè di questi qui, c'è scritto che Mosè era figlio di Efraim, là nel Targumim, Bibbia scritta in aramaico, c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè, cioè dei sacerdoti del faraone Akhenaten. È scritto nella Bibbia, è scritta in aramaico. Non chiedetemi qual è la vera, leggetele tutte e due, scegliete quella che vi piace di più, tanto. Possiamo provare lì. Capite? Allora, noi facciamo finta che siamo usciti gli ebrei. Nella Bibbia c'è un fatto curioso, ricordatevi, per Thomas insegna, ritengo d'oro. Allora, e poi io mi ripeto, andando avanti così. Allora, escono appunto queste persone. A un certo punto Mosè, che sta lavorando per conto di quello lì, gli dice: ma tu chi sei? Perché io lo devo raccontare agli altri. Ora, si può dire chi sei a Dio? Cioè, Mosè sapeva molto bene che aveva di fatto uno di quelli lì e voleva solo essere sicuro. Cioè, quale sei tu di quelli lì? Perché io lo devo dire agli altri. E lui gli dice: egli ha scelto di dire. Io, è all'imperfetto, quindi si deve tradurre in futuro, io sarò quello che sarò. Che io nel 2010 ho cominciato a dire che cosa secondo me significa questa frase qui. Poi mi hanno fatto notare che nella Bibbia pubblicata dalla Giuntina, nella nota di Rabbi Disegni, c'è scritto una cosa che mi fa immensamente piacere. Non l'ha presa da me, era scritta prima, ma a me è rimasto, sì, di sicuro. Io ho detto: secondo me quella frase lì significa tu fatti gli affari tuoi. Cioè, io sono quello che sono. Tu esegui solo il mio e taci. Nella nota c'è scritto: il mio nome non
Cioè, vuol dire che cioè, tu chi sono io frega, ma io sono quello che sono. Come? E io sono io. Bene. Mi ricorderete con questo nome qui. Attenzione. Non con questo nome qui. Mi ricorderete con un suono che noi non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato, perché la lingua di Mosè, la lingua ebraica, non esisteva. Non esisteva. Quindi in che lingua lo abbia detto questo suono? Siccome quelli uscivano dall'Egitto, diciamo egiziano? Ma è un'ipotesi. Perché se questo qui fosse stato veramente il suo nome, lui l'ha detto, diciamo, nella sua lingua. No, cioè se io vado dai Maori e mi chiedono chi sei, io dico Mauro. Poi se loro hanno una lingua consonantica, loro scriveranno M, vero? Poi arrivano 7 secoli dopo degli esegeti che cominciano a dire ma che cavolo ha dovuto dire quello lì? E cominciano con tutte le interpretazioni possibili. Io ho semplicemente detto Mauro. Secondo me questo è successo. Attenzione. Quindi non sappiamo in che lingua l'ha detto. Questi suoni qui sono stati messi per iscritto, nella migliore delle ipotesi, 3-4 secoli dopo essere stati pronunciati. Avete presente? Le vocali le hanno ricevute altri 1600 anni dopo. Non sappiamo nulla. C'è una cosa che sappiamo. Che questo tetragramma, il primo trigramma, cioè Yod-Vav, gli ebrei lo hanno conosciuto molto dopo altri popoli del Medio Oriente, perché altri popoli del Medio Oriente lo conoscevano già prima di loro, e lo conoscevano come uno che governava in quello che è l'attuale Negev e Sinai, cioè nella parte sud. Tant'è che nelle iscrizioni ugaritiche, l'attuale Libano, tanto per intenderci, per esempio ci sono dei cocci, inaugurati che venivano dati a chi dal Libano, cultura di Ugarit, allora si spostava verso il sud e sopra c'era scritto nel tuo viaggio ti accompagno gli Yahweh del Teman, che vuol dire del sud, e la sua Asherah, cioè la sua compagna, la sua femminuccia. Quindi la cultura ugaritica conosceva questo qui e in un altro, in una epigrafe che io ho pubblicato in uno dei miei libri, ma pubblicata non io, l'ho presa dal professor Garbini che è docente di filologia semitica, membro della Accademia dei Lincei, dove c'è uno degli Elohim fenici che dice il nome di mio figlio è Yahweh. Sapete cosa mi ha scritto una ebrea di un gruppo di studi di Roma? Che questo qui era il figlio giovane di uno dei capi e doveva dimostrare di che cos'era capace e doveva farsi grosso. Questo è ciò che viene fuori chiaramente dalla Bibbia. Chiaramente. Aveva un potere limitatissimo e adesso vediamo perché. Allora, non sappiamo, quindi non traduciamo che bene. Non sappiamo, quindi non traduciamo che bene. Sappiamo che questi qui erano gli altri, adesso vediamo i nomi degli altri. Dopo la vicenda di Noè, sappiamo che Noè ha 3 figli, di cui noi ci interessiamo di Sem, perché la Bibbia parla di questo, dei semiti. Sem ha tutta una serie di figli, tanti, finché si arriva a uno che si chiama Eber, che è il capostipite degli Ibrim, cioè degli ebrei. Eber ha figli, finché si arriva a uno che si chiama Terah, che ha 3 figli, Abramo. D'accordo. E quindi andiamo per la storia che tutti conosciamo. Abramo ha un figlio che si chiama, chi non lo sa più di chiare, Isacco ha un figlio che si chiama Israele. Gli altri tutti accompagnati dei genitori erano questo
No, perché poi siamo cristiani, ma la conosciamo la Bibbia? Tra le tante cose che vengono scritte in greco, c'è scritto che Bibbia non parla agli ignoranti. Ma i sacerdoti che alla domenica mattina fanno le prediche, a chi parla? La differenza è che mentre loro dicono non preoccupatevi, non leggete la Bibbia perché ve la spieghiamo noi, io vi dico leggetela perché così la capite. E ci facciamo sopra i ragionamenti da ignoranti, tra di noi ignoranti, tutti assieme. Non abbiamo bisogno di sapere, perché è già tutto scritto. Allora, Abramo, Isacco, Giacobbe. Sappiamo che a un certo punto arriva uno, che la Bibbia chiama El Shaddai, e dice ad Abramo, tu vieni con me. Ad Abramo. Io mi immagino il padre che sono i due fratelli che dicono scusa Dio e noi, no, qui no. Mentre sono voi, cavoli vostri. Deuteronomio 32:8. Scusa, ma questo che sei lì, Dio finita. Almeno diciamo pure le stradone dei sapienti e tutti sono tranquilli. 32:8. Quindi chi ha il ciurlato del manico sono stati i masoreti. Andiamo avanti.